Io ti chiedo, insomma, che sensazione hai, perché insomma, probabilmente sarai il nuovo capitano, se questa cosa insomma, ti responsabilizza di più, ti rende insomma, ancora più felice, ti fa sentire ancora più diciamo, legato a questa maglia. Sicuramente portare la fascia di capitano del Bologna deve essere un orgoglio e quindi per adesso in queste partite il mister me l'ha dato a me e sono contento, ma poi si deciderà quando torneremo a Casteldebole. Non penso che comunque è una responsabilità in più per come sono fatto io, perché anche quando non ho la fascia comunque cerco sempre di essere da esempio, dare una mano alla squadra e non sempre comunque quello che ha la fascia è quello di riferimento. Spesso sì, però adesso vengono in mente altri comunque in squadra che abbiamo che magari come discorsi, come non so, magari come carattere sono un po' più portati da fare il capitano, però comunque per adesso è un orgoglio portare la fascia. Sai, non c'è più Palacio, non c'è Danilo, è nato via Andrea, sei magari tu giocatore adesso un pochino più rappresentativo, più esperto, e ci sta questa scelta, no? Sì, infatti mi ha detto che sarò io il capitano in queste amichevole, quindi sono contento e mi piace anche, comunque, diciamo, è una cosa nuova quest'anno perché è strano e non me l'aspettavo, ma sono tra quelli un po' più anziani e esperti, e quindi anche un nuovo compito per me, comunque con questi giovani, essere da esempio, però anche comunque dargli la carica giusta e fargli capire che comunque quest'anno vogliamo fare meglio di l'anno scorso. Ciao Roberto, Massimo Vitali, Resto del Carlino. Tu sei un degnissimo, sarai un degnissimo capitano, ma credo che dovrai imparare per il tuo carattere, magari quando vedi un abito scarso, non dirglielo, perché altrimenti sono guai. Sì, vabbè, se sarò un bravo capitano non lo so, comunque penso di essere una persona seria, umile con i ragazzi, poi specialmente ogni tanto mi viene un po' di essere un po' più duro, però comunque cerco sempre di aiutarli e poi, come dicevo prima, non vuol dire avere la fascia da capitano per sentirsi comunque importante o dire la sua in una squadra. Sono sicuro se sarò io o non sarò io comunque il capitano, che non cambierà niente, darò lo stesso sempre il massimo, cercherò di aiutare tutti e essere da esempio. E per gli arbitri sì, comunque quella è un'altra cosa che dovrei migliorare magari. Però quest'anno, come dice il mister, magari tornano i tifosi e è un po' più facile. Si sente meno, bravo. Ne approfitto, poi lascio ai colleghi. Ogni anno l'obiettivo è migliorare l'anno precedente. Quest'anno mi viene da dire che in teoria è abbastanza facile perché è vero che il Bologna non ha mai rischiato di retrocedere, ma oggettivamente il finale di stagione è stato deludente. Ecco, tu che giudizio dai dell'anno passato e quanto pensi veramente che questa squadra prima o poi dovrà fare un saltino, perché nessuno immagina cose clamorose, però un passo avanti fin qui secondo me non è stato fatto a livello di risultati. Sì, diciamo che l'anno scorso, come hai detto te, magari la finale del campionato non è stato positivo, però sono d'accordo con Mister quando comunque dice se guardiamo altre squadre che magari erano attrezzate come noi o meglio di noi, hanno fatto peggio. Quindi, però sono il primo che ho voglia di far meglio di l'anno scorso, sia cerco personalmente, anche se diciamo che è andato abbastanza bene, sia di squadra, dicevo prima che comunque penso che le cose a migliorare sono prendere meno gol e già lì comunque stiamo lavorando, stiamo cambiando qualcosa e le occasioni che abbiamo comunque sfruttarle di più. Su questo cerchiamo di lavorare, se aggiustiamo già queste due cose sicuramente arriveranno più punti e migliorerà anche la classifica.
Caro Ordesco, ti volevo chiedere questo. Sono qua, tutto all'estrema. Ti volevo chiedere questo, cioè, europei appena finiti, mondiali neanche tra un anno, cioè tra un anno eccetera. Tu hai vissuto questo periodo che insomma eri nel gruppo che poteva essere inserito, quindi la speranza di andare ai mondiali penso che ci sia. Ecco, il tuo rapporto Bologna e mondiali lo vedi anche come trampolino per arrivarci? Ma sì, ogni giocatore ha il sogno comunque di giocare un europeo o un mondiale. Te posso permettermi, sono stato molto vicino, penso, quest'anno. Non è bastato, allora devo cercare di dare ancora di più per magari arrivare al mondiale, ma a parte gli scherzi sono veramente contento che l'Italia ha vinto e ha comunque anche meritato di vincere, perché è stato bello seguire la nazionale, vederli giocare, finalmente un calcio come piace a me, e quindi posso solo che fare i complimenti, però non posso anche negare che quest'anno veramente ci ho creduto. Quindi crediamo di più ai mondiali a questo punto. Vabbè, sì. Mi sto allenando apposta bene per ripetere la stagione e avere di nuovo la mia possibilità. Stando in tema, Roberto, ti chiedo se c'è qualcosa di particolare secondo te che ti è mancato per arrivare al gruppo, se invece hai sbattuto su un gruppo che ha comunque tantissima qualità, magari anche rispetto a qualche tempo fa, e invece ti chiedo se quando l'hai vissuto tu si capiva che questo gruppo stava via via creando, perché comunque ne hai fatto parte anche tu, qualcosa di molto importante, di molto bello. Quello che mi è mancato, sono sincero, non lo so. Poi magari, sai, ogni allenatore vede il gioco, i suoi giocatori, il modo di giocare diversamente, magari ha preferito gli altri e al posto mio, e ci sta. Io su quello non discuto, ho detto solo che comunque, per come è andato personalmente, comunque avevo qualche speranza in più, però ripeto di nuovo quello che ho detto prima, che sono molto contento per la nazionale, sia per i giocatori che per il mister, perché sono giocatori forti, e per rispondere anche alla domanda del gruppo, si respirava veramente che comunque si vogliono bene, non c'è qualcuno che comunque pensa solo a se stesso. Si aiutavano tutti, si trovano bene in campo che fuori, tutti dei professionisti umili, e quindi meritatissima la vittoria. E non penso però solo che è stato solo comunque il gruppo, comunque hanno giocato bene sul campo, giocatori bravi, e quindi comunque è tutto l'insieme. Ciao Roberto, Luca Pinkerle e TV Rete 7 Radio Nettuno Bologna 1. Hai detto che in questo gruppo ci sono anche altri giocatori che hanno le qualità per fare il capitano, penso ad Adama Soumaoro che lo ha fatto a Lille, ma secondo te, visto che il Bologna è una squadra formata anche da tanti giovani, c'è qualche giovane secondo te che ha già il carattere e la personalità per diventare un leader di questo gruppo? Ma il leader non è solo, penso, portare la fascia da capitano e dire due parole, poi il leader si vede anche in campo. Comunque abbiamo giovani che quando giocano, come hai detto tu, Soumaoro ha veramente un bel carattere, ha grinta, e anche questo è per me comunque essere un leader. Poi comunque il capitano non è solo in campo, quindi sono anche tante cose fuori dal campo, delle riunioni con la Lega, AIC, e comunque per un straniero, per un giovane è un po' più difficile, perché è un po' più timido, è un po' più difficile esprimersi, come anche io non sono uno di tante parole, preferisco comunque in campo aiutare la squadra, diciamo parlare in campo, se si può dire, quindi non è solo comunque portare la fascia, e sicuramente qualche giovane, se gli dai solo la fascia per la domenica, dimostrano comunque che sono dei leader. Ciao Roberto, Manuel Minguzzi, ciao. TBV e Radio 1909. Io sono un grande fan di Nicola Sansone e quindi volevo chiederti se questa può essere la stagione anche un po' del suo riscatto, visto che la scorsa è stata un po' più in ombra.
Sì, lo spero, perché come penso sapete tutti, io con lui ho un bel rapporto, anzi bellissimo. Per me è un grande giocatore. Anche lui magari ha giocato poco, poi ha avuto tanti infortuni che hanno un po' penalizzato, e spero che quest'anno comunque torna a avere tante possibilità, e sono sicuro che quando ha le possibilità e torna in forma, se c'è anche Nicola Sansone, riusciremo a fare qualche punto in più. Ciao Roberto. Ciao. Davide Gerosa di Tutto Bologna Web. Ti volevo chiedere se a livello tattico quest'anno avrai qualche incarico in più, è cambiato un po' il tuo ruolo, o se bene o male le indicazioni sono le stesse dell'anno scorso. Abbiamo provato anche altri moduli, diciamo, non proprio altri moduli che cambia tutto, ma a difendere, ad attaccare un po' diverso, quindi magari qualcosina cambierà, proprio per quel discorso che dicevo prima, perché comunque penso che abbiamo preso abbastanza gol e per quello che abbiamo creato anche spesso fatti pochi, quindi magari il mister sicuramente cambierà qualcosa e noi ci adattiamo, e anch'io sono a disposizione del mister, quello che c'è da fare si fa. Ciao, Francesco Livorti, Bologna Sport News, Tele Santerno. Come valuti questi primi giorni di ritiro? Vabbè, il ritiro comunque, i primi giorni è vero che si tocca la palla, però comunque pensano un po' più a mettersi a posto fisicamente, quindi è faticoso, ma comunque ci divertiamo, il gruppo, come dicevo prima, sono tanti giovani, cerchiamo di coinvolgere tutti, fare sentire importante un po' tutti, e i primi giorni comunque sono sempre così, sono faticosi, però diciamo che ci divertiamo. Ciao Roberto, Riccardo Austini, Bologna Sport News e il pallone gonfiato. Nell'ultima stagione ci hai dimostrato una certa affinità con il gol, esattamente come hai fatto nella stagione 2016-2017 con il Villarreal. Per la prossima stagione che verrà, il tuo auspicio, il tuo augurio è rimanere lungo questa via, ovvero dell'affinità con il gol, o c'è ancora qualche altra potenzialità, ancora qualche coniglio nel cilindro che può esteare Soriano? Vabbè, diciamo che ripetere la stagione è il mio obiettivo, perché è bello segnare, è una bella sensazione. Io poi, che non sono un vero bomber, diciamo che però qualche gol in carriera l'ho fatta. Segnare, fare dei assist comunque ti aiuta, ti dà fiducia, e comunque spesso è tutto testa il calcio, e quindi quello sicuramente ti aiuta. Io comunque mi sto allenando per, come dicevo prima, sia personalmente che di squadra, migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. So che comunque non è facile, proprio perché non sono uno che ha sempre fatto tanti gol, però ci provo, perché no? Simone? Sì. Ciao, Simone Monari di Repubblica. Senti, ci puoi spiegare, al di là dell'aspetto tecnico e tattico, il tuo feeling con Sinisa, visto che le tue migliori stagioni, tolta quella al Villarreal, le hai fatte con lui? Grazie. Sì, diciamo che col mister è un rapporto come tutti gli altri. Non è che dico che magari ci parliamo spesso, visto che ci conosciamo da tanto tempo. Penso che lui comunque ha tanta stima in me come calciatore, per come magari sono di persona, per come mi alleno, per come mi comporto nello spogliatoio. E io comunque ho tanta stima in lui come allenatore, perché comunque è sempre stato un allenatore che piace giocare per vincere, un gioco offensivo, e io comunque sono sempre fatto il centrocampista offensivo, quasi il trequartista, e comunque mi piace giocare in avanti per vincere, non mi piace difendere. E quindi penso che sono queste due cose qua che ci hanno sempre comunque fatto avere un buon rapporto insieme. Ci stimiamo,
penso che ci vogliamo anche bene, quindi però non è che comunque durante il campionato così parlo molto più spesso di altri giocatori con lui. C'era mosso? Vero. Chiedo se al di là del ruolo di DJ, che ormai mi sembra che vi siate smezzati tu e Lorenzo De Silvestri, anche dai social, ti chiedo se ci racconti un po' la geografia di questo spogliatoio che cambia, perché rispetto all'anno scorso avete perso elementi importanti sia in campo ma anche in spogliatoio, anche magari di quelli che magari un po' in campo andavano meno ma che poi in spogliatoio si facevano sentire. Quindi adesso c'è Roberto Soriano, Lorenzo De Silvestri e... c'è anche il più anziano, è Medel, che adesso non c'è ma penso che arriverà, e sì, poi c'è anche Sansone che ha qualche mese in meno di me. Come dicevo prima, è un compito nuovo, però comunque sono tutti bravi ragazzi, tanti stranieri, so cosa vuol dire magari andare nei paesi dove non conosci la lingua. I miei sono italiani, io sono venuto in Italia, però comunque parlavo molto meglio solo il tedesco e il dialetto, e so comunque i primi mesi com'è comunque arrivare in un gruppo nuovo dove magari non conosci bene la lingua, o sono andato anche in Spagna, e quindi so come uno si sente e cerco comunque di farlo sentire importante, parte del gruppo subito, e questo penso è il nostro compito in più che ci abbiamo quest'anno. E sì, siamo noi 4-5, penso che siamo quest'anno i più anziani, e insieme cercheremo comunque, come dicevo prima, con l'umiltà e la professionalità di far capire ai ragazzi che bisogna lavorare, che quest'anno comunque è importante, vogliamo far meglio, sempre aiutandoli, e quando ci sarà anche come si fanno nelle famiglie, magari essere un pochino più duri, però sempre con l'umiltà giusta da parte di tutti. Hai parlato di Medel, secondo te resterà sotto le due torri per questa stagione che verrà? Per fortuna faccio solo il calciatore, quindi... Ci ho provato. Non lo so. Sì, questa sarà la tua terza stagione. Terza e mezza, se contiamo anche appunto gennaio, il tuo periodo da gennaio 2019 fino appunto maggio. In quanto e in cosa vedi cambiato quel primo Bologna da quello attuale? E se vedi miglioramenti o se in qualcosa c'è ancora tanto da migliorare? Questa è una bella domanda. Ma io penso comunque da 3 anni fa fino adesso comunque ne abbiamo cambiati di giocatori, e comunque l'identità di gioco, il modo di affrontare le partite è più o meno sempre stato uguale, e il Bologna comunque è sempre visto come una squadra abbastanza giovane che gioca bene a calcio, che non ha paura comunque anche con la grande andare a pressare alti e giocare a calcio per vincere, e questo proprio che dicevo prima, che a me piace del mister. Però poi comunque quello che dicevo prima sull'anno scorso, che magari abbiamo preso tanti gol, ne abbiamo fatti meno, su quello comunque stiamo cercando di cambiare qualcosa, però penso che in generale il Bologna è sempre stato questo che ho detto adesso. Poi l'anno scorso con gol presi e gol fatti c'era da migliorare, e su questo stiamo lavorando. Hai fatto stagioni importanti a Bologna, gol pesanti, hai dato contributi molto molto decisivi anche per vincere le partite, per giocare bene. Quest'anno che cosa vorresti? Più punti per la tua squadra, più gol, più assist? Qual è la cosa che ti piace di più? Si può avere anche tutte e due, o per forza? Scegliere tutto quello, anche tutto volendo. Se si possono avere tutte e due, sia più punti che più gol e più assist. Però se devo decidere preferisco più punti, perché comunque so che quando
magari non segni, però si vince, si vive bene durante la settimana, siamo contenti tutti, sono contenti i tifosi, e questa è la cosa, deve essere la cosa principale di ogni giocatore del Bologna. Poi giustamente ognuno mette a disposizione le sue qualità, e poi se uno personalmente fa tanti gol, tanti assist, automaticamente aiuta la squadra e arrivano i punti. Però comunque il primo obiettivo deve essere comunque sempre il Bologna, e se devo decidere, se non posso avere tutte e due, decido comunque meno gol e più punti. A Bologna sei tornato a essere un giocatore importante, un giocatore di altissimo livello, sei tornato nel giro della nazionale, è Sinisa, è il modulo, è la città, è la piazza, il fatto che sei tranquillo, che cosa è ritornato dentro di te? Un po' tutto quello che hai appena detto tu, comunque il mister che per un po' di anni non l'ha avuto, mi ha dato di nuovo comunque quella importanza, quella fiducia giusta, che già comunque conoscevo lui e il suo staff, quindi è sempre una cosa in più. Poi sicuramente la città, la tifoseria, che da subito comunque ho sentito che mi vogliono bene. Io comunque da calciatore potevo solo ripagare in campo, e ho provato a fare questo e continuerò a fare questo, perché sento proprio che comunque sono voluto bene dalla città, dai tifosi, e per questo proprio che cerco di dare il massimo, perché alla fine giochiamo comunque per far contenti i tifosi, e quindi questo è il mio primo obiettivo. A posto? Okay, forse abbiamo... Allora facciamo Massimo, poi facciamo una domanda. Visto che il tema della fascia incombe, volevo sapere nella tua carriera chi sono stati i tuoi capitani, ma fin dai tempi del Bayern, che eri lì che giocavi nel settore giovanile, cioè i punti di riferimento delle squadre in cui hai giocato. Nel Bayern ovviamente hai giocato. Nel Bayern eravamo piccolissimi, c'era comunque un Campano che ha giocato anche in prima squadra, Diego Contento, non so se lo conoscete, quindi quello è stato bello, perché io comunque Campano, nato in Germania, vado a Bayern, allora chi è il capitano? Campano. Meglio di così non mi poteva capitare. Poi comunque al Villarreal c'era Bruno Soriano, e anche lui comunque è stato un bel capitano, come piace a me, sono quelle caratteristiche che dicevo io, comunque un professionista, sempre sorridente con tutti, un gran calciatore, è umile. Poi mi vengono in mente anche subito adesso Chiellini, che abbiamo appena, che io comunque ci ho giocato, però insieme in nazionale, ma non so se era capitano, ma anche lì si vede che comunque aiuta i giovani, ma sempre col modo giusto, quando c'è bisogno si sprona tutti fino al massimo, però sempre comunque con l'umiltà da ragazzino, anche se penso che ha vinto tutto. E poi comunque Gasta alla Samp, che anche lì comunque i capitani che ho avuto sono comunque tutti su queste caratteristiche qua, che comunque a me piacciono. Poi dicevo, se sarò io il capitano, non sono uno di tante parole, perché non sono mai stato, e posso imparare e posso provare a farlo, però penso che poi in campo siamo tutti capitani, e anche Lollo per esempio mi viene in mente adesso che comunque potrebbe farlo, e decideremo comunque poi a Casteldevero, ma non è alla fine così importante avere la fascia. Avevamo una domanda in fondo, se gli passavo il microfono, grazie. Buona sauna anche. Ci ha dimostrato che dietro la punta nel 4-2-3-1 sai giocare benissimo. Vignato può essere il tuo degno erede? Ma per me, se Vignato merita, può giocare anche al posto mio, perché torniamo sempre al discorso che dobbiamo pensare al bene del Bologna, e più giocatori forti abbiamo meglio è. Quindi Vignato comunque per me è un giocatore forte,
Abbiamo visto l'anno scorso che quando ha avuto le possibilità l'ha sfruttata, giustamente anche lui è giovane, magari prima uscita aveva bisogno un po' di fiducia, ma quando poi l'ha avuta abbiamo visto che può dare una grande mano, e quindi spero che quest'anno provo anch'io a fargli capire comunque che se vuole in campo di sentirsi libero, di fare quello che vuole, perché è un giocatore forte, non deve pensare magari sempre agli altri, se vuole fare la sua giocata, lui comunque si vede che in campo ha personalità ma è un po' timido, e quello è anche, diciamo, entra poi nel compito, diciamo, quest'anno di questi un po' più anziani, che a questi giovani che hanno qualità tirare fuori anche un po', diciamo, il carattere che ce l'hanno, però forse sono un po' timidi e non riescono sempre magari da solo a esprimersi poi al meglio. Avevamo un'ultima domanda. Sì, ma era più una battuta che una domanda, visto che sei perfettamente le lingue. Ci vuole? Perfettamente no, però. Possiamo arrivare il microfono così, scusa, anche sì, per le TV. Diciamo l'italiano quasi, poi. Come dico, no, visto che sai le lingue perfettamente, il tedesco non te lo chiedo tedesco, neanche. Sì. Cioè, l'italiano. L'italiano, lo spagnolo. Ecco, quando con l'arbitro sei un po'. Quando con l'arbitro ti trovi a confronto. Usi tutto tranne l'italiano. Alle volte usa il tedesco, forse ti fa togliere qualche problema, no? Ma poi che sfizio, non c'è sfizio, no? Che te lo dico? Se poi non capisce, che lo dico a farlo, me lo dico proprio. Beh, però ti preserva da eventuali situazioni. Infatti, allora me che sto zitto. Va bene, grazie.